Ragazzi, è arrivato pesante il caldo, eh? È inutile che fai la dieta. Sono ciccione, rimango ciccione. Almeno io mi vergogno. Posta le foto di quando eri palestrato e ti stavo picchiando perché te la tirai. Non mi sono mai chiamato quando ero palestrato perché non ero neanche un bar. Sei tornato un giorno, mi hai rotto il cazzo a me che non ci conoscevamo. Certo, perché non mi devi rompere la walla. Sì. La persona non ci devi al cavaliere nere. Sì, al cavaliere pere. Cavaliere pera. Non ci devi scassare il cazzo. Raga, hashtag cavaliere pera. Vada cavaliere pera. Tutti quanti ti chiamano il cavaliere pera. Soprattutto nelle live. Donate, tow, cavaliere pera. Oh, fa il culo. Fa un euro, cavaliere peuro. Pleura. Merda. È tornata la nuova settimana. Dove era andata la nuova settimana? Era lì. La vecchia settimana si è squagliata al caldo, come mi sto squagliando al Cairo anche. A caccio anche. Raga, che bello biondo. Cosa? Minchia, comunque io ho notato una grande somiglianza tra le Rickers e le fan di biondo, che non so come si chiamano, penso Retarders, sì. Che sono un gruppo di terrone analfabete e omofobe, che comunque anche tra di loro si fanno le mafie, eh? Sì, ma poi c'è questa, scrivono in dialetto sgrammaticato e sono omofobe, cioè ci insultano dicendo gay. Io quando do del gay a Ricky piuttosto che il blondo, se ci fate caso, poi dico però me lo chiamerei. Cade questo muro di omofobia. Mentre le Rickers sono minorenni, analfabete, terone, siete, poi siete le future pancine, e omofobe. Si dice sempre che l'omofobia è degli uomini, ma invece le donne sono sempre peggio. La migliore, Barlo, sì, era quella che c'ha dei porci e ho detto no, la ragazza del biondo è una vera porca. Ah, quindi le tue fan dicono che la tua ragazza è una porca. Però biondo. Ha dato il porco anche a me. Sì, però a lei va dice, bene o non va però bene? Però la porca riferita alla tua ragazza da una tua fan era riferita all'etica e alla morale e ha comunque l'attitudine sessuale. Io comunque preferirei sempre scoparmi te o biondo. O Ernia. A Ernia ci ho toccato il cazzo. Ti ricordi Ernia che ti ho toccato il cazzo? La racconti sempre, non ce ne frega niente. Sigla! Adesso ci ho toccato il cazzo anche a Fedez. Sembra che puoi toccare il cazzo a qualcuno comunque di meglio messo. Comunque, Ernia, domani andiamo a Nigadium. Sono veramente. Poi mi picchia Nigadium. Tanto ho saputo che Nigadium era il Gay Parade. Era il Gay Parade ubriaco di Metadone. Sì, che ballava vestito d'arcobaleno. Vestito domani. Da famiglia. Posso proprio. Ernia, domani. Associarmi. Perché domani è un altro giorno. Oh, magari sì. Vai. Non l'ho ancora sentita io. Oh, strano. Di solito le ricchionate sei il primo a sentirle. È vero. Ecco. Trap and Love. Questo sarà il liceo classico dove lui ha studiato. Eccolo, Zaccaria. Guarda. Io. Sì, mangiate le patatine che poi sei grasso. Lui è una bella ragazza, eh? Chi, Zaccaria? Sì. Bravo, ha fatto una frase. Mi ricordo, non era cantata. Barlo ha detto. E Craig David. Bello. C'è sto mandrino con i baffi da hipster. Ma speriamo che la musica si sposti verso questo filone, cazzo. In Francia? Sì. Dove sta Fregna, dice lui, eh? Avevi detto che ero l'unica Fregna della tua vita. Lavalo! Braccio per sembrare un po' più alto. Guarda che vanno a fare tutti. Bene. Bravo. Beh, ma un euro per la birra e latte non ce l'avevi. No, l'ha rubato la borsetta, per l'ho rubato anche la birra. Quindi per il gusto di farlo. Fatto l'orologio. Poi vai all'Irish Pub e ti prendo una pugni perché sei un ritardo. Vorrei che sarebbe veramente così. Guarda quanto ne fanno le ultime cose. Strano il pezzo, molto carino. Bello. Molto radio. Sì. Aspetta, distorsi. È l'orologio della FIFA. Fai il coglione. Guarda. Questo ce l'ho regalato io alla mia ragazza. Non li vedi i baffetti? Ah, l'orologio gemello a lui. Era della tipa. Mo ti piglia schiaffi e te lo meriti. Fai il coglione in giro. Bello.
Bello, 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 bello. Fate i coglioni in giro, poi beccate quello sbagliato e vi fa la faccia tanta. Allora voglio vedere il regista subito perché è stato veramente bravo. Bello il video che non c'entra un cazzo con la canzone, però è una storia a sé. Vito Calabrese, bella fotografia. Sono... come si chiama? Regia Orazio Guarino. Oh, forte. Bello, hai anche un bel nome, non strano. E anche la fotografia molto bella. Vabbè, Zaccaria lo conosciamo, gli altri ragazzi non so chi siano. Felpe sarà, Felipe sarà il ragazzo francese. Sì. Nacho Barreca è il tizio con i baffetti. Sì, Zaccaria, quando poi fai outing... No, ma smettila. T'ho butto. Raga, vogliamo leggere il testo? Perché io il testo non l'ho seguito bene. Stavo seguendo... Il testo è figo perché dice, no, è sempre una merda, la legge di Murphy, eccetera, eccetera. Però domani no, almeno una volta, domani sarà una cosa che sarà una bella giornata. Domani, oggi è una merda. Allora, questa cosa di andare... di prendere Neffa. Ma meno male che ha preso Neffa e non sempre i Migos. Che ci ha rotto i cazzo. Ti ha rotto il cacchio. Allora, sul fondo del barile me ne stavo calmo. La noia, dopo tutto, è un sentimento a caso. Sì. E in più dicevo, no, non mi fido. Avevo scritto in fronte, mi sto rassegnando. Solo le sfighe nei pensieri miei. Raga, il testo è interessantissimo. Soprattutto per chi in questo momento ha un'età molto giovane e pensa che tutto quello che gli sta succedendo gli è... Vi spiego una cosa. A 16 anni avete gli ormoni in palla. E gli ormoni danno degli squilibri nella serotonina nel cervello. Questa canzone è chiaramente rivolta a uno che è uscito dalla depressione, è chiaramente dice, parla al passato. Avevo scritto in fronte, la noia dopo tutto è un sentimento a caso, e in più dicevo, quindi è al passato, vuol dire che lui adesso è positivo. Certo. Sta parlando di quando si sentiva depresso. Però non so se è proprio depressione, sta rassegnando. No, sta parlando semplicemente... di un testo post-depressione, certo. Quando stai già bene. Sì, io non capisco se è proprio un periodo depressivo quello che ha passato o semplicemente un periodo di non andare, che non andava. Sì. Cioè, può anche essere che c'è un periodo in cui non vai, ma non sei certo, depresso. Certo, certo, però i ragazzini quando non va la cosa, Allora... sono le sfighe dei pensieri. Ora, se invece batti i piedi, parte un ballo. Anche se io ballare non saprei. In effetti, in dei momenti avevo contro i prospetti. Nella testa mia è una schiera di insetti. Nella testa mia. O sei napoletano, nella gamba mia! O sei aulico. Vuoi fare l'aulico? L'aulin vuole fare. Dicono, fatela la vita, che aspetti? E adesso che ci penso, io ci ho fatto solo petting. Carino. Quindi adesso va a farsi la vita. Al posto che io farsi. Che pensavo che la fortuna arrivasse col vento. Quindi che aspettava la fortuna senza andarcela a cercare. Ma non si cambia aria se non si sta in movimento. Quindi aiutati che il ciel t'aiuta. Tenevo le mani incrociate sotto al mento. Così. Cazzi i problemi. Guarda, no, lì a fregneggiare semplicemente. Ah, ok. Aspettava la fregna così. Ernia, in un bar del centro di Parigi, è al terzo caffè della mattina. Sta fregneggiando al tavolino del bar quando passa una hipster radical chic che al posto di farsi i peli delle gambe si ritinge di blu. Con le mani... che cazzo è? Con le mani incrociate sotto al mento, egli se ne rammarica. Domani, giornali che non leggo e non farò. E non lo farò. Domani. Non leggo e non lo farò. Domani non li leggo. Che non leggo e non lo farò. Domani può essere anche peggio, invece no. Giornali che compro e non leggo, non lo farò. In che senso? Che non interessa quello che gli sta succedendo intorno? Sì, io li compro i giornali, ma non li leggo, non me ne frega un cazzo. Si può andare peggio, sicuro andrà peggio. Ma per una volta almeno ho detto invece no. Ok, quindi non mi voglio caricare di pessimismo, esatto. Anche quello che mi danno. Guardami adesso come palleggio. Avevo tutti contro e ho detto invece no. Anch'io, ti ricordi come ti ho palleggiato la Waller? Sdraiato su un pontile, me ne stavo calmo. Su un pontile, me ne stavo vero, calmo. Vero, anche a me ha ricordato di male tanto, in peggio. Mi ricorda tanto il vecchio pop italiano. Di male in peggio, questi dicono. Alzavo il braccio per sembrare un po' più alto. No! No, è alto così, ho capito. In acqua gli altri come ridono. Ma chi, i migranti? No, esatto, questo. Adesso ci danno anche 80 euro al mese. A volte mi giravo per stare su un fianco. Satira! Il massimo dei movimenti miei. Ok, sì, qua effettivamente qua si capisce che poi... Sì. Adesso se mi alzo tutti al mio comando, anche se comandare non saprei. Ed infatti, ti ricordi qualche estate fa noi su una spiaggia punteggiata dai nostri passi? Sì. Ti ricordi il dolore dato dai sassi? Vabbè, ma metti le squadrillas. A piedi nudi. Li ho levati con le dita come se quella sabbia la pettinassi. Vabbè, lui pettina la sabbia dai piedi. È ricchione. È sempre più ricchione, non è che è ricchione, è sempre più ricchione. Nemici dissano vessilli e dispensan consigli. Bella. Sì. Sul fondo dibisce non trovo. Un covo. Sul fondo dibisce. Sul fondo di bisce ne trovi un covo e sono simili, ma un sovrastato e simili loro con i bisbigli. Ti voglio morto. Adesso, a parte le minchiate e tutti gli scherzi, il testo è bello. Secondo me Ernia è uno della nuova scuola che sta scrivendo meglio e con cognizione di pausa anche. Sì, ma un sovrastato e simili loro con i bisbigli.
l'assassino è stato assassinato su un sentiero di sassi. Bene, è uno di quelli che scrive con sì. cognizione di causa, sa che cosa sta scrivendo, sa per chi sta scrivendo, e soprattutto se noi usiamo il modo in cui l'ha cantata, in cui ha sì. eseguito la canzone, si capisce che sta crescendo dalle ultime cose. Soprattutto sa anche che sapore ha il cacio. Quello è, e lui. Secondo me tante ragazze sanno che sapore ha il cacio di Ernia. Mentre sai? Zaccaria saprà a presto che sapore ha il cacio mio. Di Barla. Sì. Complimenti a Ernia, bello anche per aver affrontato un discorso di cui noi ci stiamo facendo promotori. Vessilli e araldi. E araldi da un po' di tempo. In modo molto figo e non piagnone e bacchettone, ma schiaffi che non avete preso dai genitori. Sì. Infatti questo video, se vedete, non erano due ragazzini ai margini della società dove in una periferia non vedi sbocchi e l'unica soluzione che trovi con la tua visione limitata è il delinquere. Questi erano due ragazzini belli, sani, vestiti bene, di buona famiglia, in centro a Parigi, non nella periferia, che facevano i coglioni per il gusto di farlo, si drogavano e delinquevano solo per il gusto di farlo, finché non l'hanno fatta più grossa della loro. Quando pesti una merda più grossa di te, nella merda poi ci trovi fino al collo e ti sta bene, coglione. Che poi nessuno dice di non fare le proprie esperienze. Da giovani siamo stati coglioni anche noi, però c'era, sì, ma c'era un limite. Ci sono dei paletti che ti devi dare tu. Quindi mi raccomando, se non ti metti tu dei paletti, poi te li mettono nel culo gli altri. Bravo, esattamente quello che volevo dire con più poetica. Sì. Ciao. Questi paletti pettinati negli anni smaltati. Come direbbe bene. Sì.